Sono Vittorio Mussolini, il figlio maggiore di Benito Mussolini. E il programma che stasera vedrete è un mio progetto, cioè quello di presentarvi discretamente un'immagine di mio padre vista attraverso gli occhi di mia madre, cioè sua moglie. Il documentario vuole essere appunto un omaggio per lei, per donna Rachele, affettuosamente così chiamata e anche ufficialmente, facendo violenza alle sue origini contadine. Ho realizzato con mia madre questo lavoro, ma purtroppo lei non ha fatto in tempo a vederlo compiuto. A lei lo dedico con grande amore. Sono Rachele Mussolini, sono la moglie di Benito Mussolini. Con spirito cristiano ho perdonato coloro che tradirono mio marito e anche quelli che l'hanno ucciso. E quelli che per tanto tempo ne nascosero i resti, temendolo perfino dopo la sua morte. Ho perdonato dal profondo del cuore anche a Clara Petacci. Quella povera donna non meritava davvero di essere ammazzata così come una bestia, solo perché amava un uomo che si chiamava Benito Mussolini. Non lo meritava, non lo meritava. Il governo britannico ed anche gli inglesi sopravvalutarono moltissimo il potere di Mussolini. Credevano che sarebbe stato un nemico molto pericoloso oppure un alleato molto prezioso. In entrambi i casi sbagliarono. Penso che gli italiani furono più scettici, severi nel giudizio su Mussolini. L'ordine di uccidere Benito Mussolini non venne da Mosca, perché Stalin lo aveva abbandonato al suo destino. I partigiani italiani fecero la loro giustizia prima che Mussolini potesse cadere nelle mani degli americani, i quali probabilmente lo avrebbero salvato. Il corpo del duce era quasi irriconoscibile, perché dopo la fucilazione il duce del fascismo fu lasciato alla mercé della violenza popolare. Una cosa è certa, la morte fu istantanea perché un proiettile provocò la rottura di una aorta. Vidi Benito Mussolini per la prima volta quando a Predappio frequentavo la scuola elementare. Sua madre Rosa era la nostra insegnante, ma a volte suo figlio la sostituiva quando era malata. Il padre di Benito, Alessandro, era fabbro nel paese, ma in tutta la Romagna chiunque lo conosceva per la sua attività di militante nel Partito Socialista. Molti anni dopo vidi di nuovo Benito a Forlì. Avevo 18 anni e i capelli biondissimi. Dopo la morte di mio padre, un contadino, ero andata con mia madre a Forlì a lavorare in una trattoria che Alessandro Mussolini aveva aperto alla periferia della città. Quando Benito decise di chiedermi moglie, suo padre disse: «Mo lasciala stare, è ancora una bambina e tu sei un rivoluzionario, un uomo per il quale sarà sempre difficile tirar su una famiglia». Ma una notte Benito venne a casa nostra con una pistola e disse a mia madre: «Da stanotte Rachele verrà a vivere con me». Fu così che cominciò da allora la lunga strada della nostra vita in comune. Da quella notte io ero felice di essere al fianco del primo e unico uomo della mia vita. Ricordo che allora non avevamo neanche un soldo, finché Benito non divenne direttore della lotta di classe, il settimanale del Partito Socialista. Inoltre Benito collaborò ad altri giornali e riviste anche in America e continuò a scrivere per gli americani fino alla vigilia dell'ultimo conflitto. Queste sono le copie di alcuni di quei giornali che sono riuscita a raccogliere, come il Saturday Evening Post. Nel 1910 fu offerta a Benito la possibilità di andare a New York a dirigere un importante giornale, ma lui rifiutò. Pensava che il viaggio potesse essere troppo rischioso per me. A quel tempo io ero incinta di mia figlia Edda. Se noi fossimo andati in America, il nostro destino
sarebbe stato certamente diverso. Ma Benito era troppo attaccato all'Italia per lasciarla e quindi non se ne fece nulla. Anche dopo il 1914, l'anno in cui fondò a Milano il suo giornale, Il Popolo d'Italia, continuò a mantenere contatti col mondo giornalistico americano. A quel tempo ammirava gli americani, diceva che erano un popolo giovane e impetuoso. Anch'io sono membro onorario della Mark Twain Society del Missouri, di cui il Duce era presidente onorario. Molti americani mi scrivono affettuosamente, alcuni di loro mi allegano alle lettere degli assegni di un dollaro, come questo. Li conservo perché sono una testimonianza di affetto. 1914, Sarajevo, scoppia la Prima Guerra Mondiale. Mio padre, che è membro del Comitato Centrale del Partito Socialista, è favorevole invece alla guerra, mentre il Partito Socialista è contrario. Mussolini, fedele ai suoi principi, si arruola e raggiunge il fronte come volontario nel corpo dei bersaglieri. Nel settembre del 1915 mio marito se ne andò e restò fino a tutto il 1917 a combattere al fronte, quando poi mi arrivò un telegramma che mi comunicava che era gravemente ferito e c'era pericolo che gli dovessero amputare una gamba. I dottori riuscirono a salvarla, ma Benito soffrì per tutto il resto della sua vita per le schegge di granata rimaste nella sua carne. Dopo la vittoria della Prima Guerra Mondiale, l'Italia è sconvolta da una profonda crisi politica, economica e sociale. Il sindacato dei lavoratori, spinto dalle sinistre, sciopera ripetutamente e i governi che si alternano dal 1919 al 22 sono incapaci di tenere la situazione sotto controllo. L'economia nazionale è sull'orlo del collasso. Mussolini intuisce che la maggior parte del paese vuole stabilità politica e sociale e progresso economico e questo diventa il suo obiettivo. Stabilità e progresso diventa dunque lo slogan col quale Mussolini e il suo nuovo partito fascista ottengono un forte successo nelle elezioni generali del 1921. L'anno dopo, nell'ottobre del 1922, il futuro Duce e le sue squadre fasciste marciano su Roma vittoriosamente. Il re, cercando di salvare la corona, affida a Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo che poco dopo ottiene la fiducia delle Camere. L'Italia è ora nelle mani di Mussolini. Bene, il successo della marcia su Roma mi fece capire che mio marito non era più un uomo libero. Dissi a Benito, finora tu sei stato il padrone di te stesso, invece adesso sei diventato il garzone dell'Italia. Una volta gli dissi scherzando, Presidente, sta attento a non farti ingannare a Roma, eh? Benito rifiutò sempre di accettare lo stipendio di capo del governo. E solamente i guadagni del Popolo d'Italia e il denaro che riceveva per i suoi articoli che pubblicava sui giornali americani servivano a provvedere ai bisogni della famiglia. Raramente ho partecipato a feste e cerimonie. Sono andata a Palazzo Reale solo due volte, ma non mi sentivo affatto a mio agio fra tanti funzionari e nobili che mi chiamavano Eccellenza solo perché ero la moglie di Mussolini. Nel febbraio del 1929 Mussolini firma con il Vaticano un concordato e un trattato che risolve la questione romana e stabilisce nuovi rapporti con la Santa Sede in crisi dall'Unità d'Italia. Pio XI riceve Mussolini, lo decora con l'ordine dello Sperone d'Oro e lo chiama in un suo discorso l'uomo inviato dalla provvidenza. Mio marito non andava a messa, ma si prodigò molto per la Chiesa Cattolica. Tuttavia, quando i tempi si fecero difficili per la mia famiglia, il Vaticano fu sordo ai nostri appelli. Lei è mai stata ricevuta in Vaticano? Molti anni fa, dopo che mi era stata concessa un'udienza da Papa Giovanni, questa mi fu negata per motivi politici. Ritengo che non fu solo un atto inutile e scortese, ma anche un errore diplomatico, perché io avevo da dire al Santo Padre molte cose estremamente interessanti. Lei ha chiesto udienza anche a Papa Paolo VI? No, lui non mi ha mai interessato particolarmente. Avevo una grande simpatia per Papa Giovanni, conoscevo la sua famiglia,
E poi lui era un contadino, come me. Nel 1936 il fascismo raggiunge la sua massima gloria con l'impero d'Etiopia. Però in pochi anni la situazione cambia non solo per l'Italia ma anche per gli ebrei. Mussolini si allea con la Germania e poco dopo con il Giappone. E mentre i nazisti in Germania opprimono ferocemente gli ebrei, anche il fascismo nel 1938 promuove una politica antisemita. Ma lo fa in un modo che non ha nulla in comune, neppure lontanamente, con le stragi perpetrate dal nazismo. Cosa può dirci di Hitler e dei rapporti tra suo marito e Hitler? Non ho mai conosciuto personalmente Hitler. So tuttavia che lui aveva parole cortesi verso di me. Da parte mia io avevo sempre una specie di tragico presentimento. Sentivo quasi che quell'uomo ci avrebbe portato sfortuna. Il giorno in cui Benito incontrò Hitler a Venezia, nel 1934, mi disse: è un uomo strano, violento, ma anche sensibile, è spesso incapace di controllarsi, ma intelligente, caparbio, audace ed è un abilissimo oratore. Tuttavia, se i politici francesi ed inglesi fossero stati meno ottusi, l'alleanza fra l'Italia e la Germania non si sarebbe fatta, specialmente dopo che i tedeschi uccisero il cancelliere austriaco Dollfuss. Il cancelliere Dollfuss era amico di Benito e quando fu assassinato nel suo ufficio a Vienna, la moglie e i figli erano nostri ospiti a Riccione sul mare Adriatico. Qui i miei figli giocano con quelli di Dollfuss nel giardino della nostra villa. Mio marito ed io comportammo la vedova e in seguito l'aiutammo a fuggire negli Stati Uniti. Intanto il governo concentrò lungo il confine del Brennero numerose divisioni a fronteggiare ed eventualmente attaccare le truppe naziste. Fu questo gesto a fermare Hitler, mentre le altre nazioni si limitarono alle sole proteste. A causa dell'assassinio di Dollfuss, Benito e Hitler non si incontrarono per 3 anni. Nel settembre del 1937, mentre mi trovavo per ragioni di lavoro a Hollywood, fui inaspettatamente chiamato da Washington per recarmi alla Casa Bianca per essere ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. Fui cordialmente ricevuto sia da lui come dalla sua signora e la proposta che mi fece, molto interessante, fu quella di rendermi come un ambasciatore speciale ai pressi di mio padre per ottenere un colloquio che si sarebbe dovuto svolgere in mezzo all'Atlantico su una corazzata americana. Io gli chiesi il perché si fosse rivolto a me per questa necessità. Mi disse: perché il contatto diretto è sempre meglio che i contatti diplomatici. Ritengo che soltanto con suo padre sia oggi possibile un vertice, perché né con Stalin né con Hitler io posso tentare un approccio. Io dentro di me pensavo che gli americani in quel momento, se non altro la parte ufficiale dell'America, era piuttosto contraria all'Italia, sia per la conquista dell'Etiopia come per la guerra di Spagna. Comunque l'assicurai che avrei fatto il mio compito e quando arrivai a Roma, non appena a Villa Torlonia, disse a mio padre quello che era stata la proposta di Roosevelt. Io gli domandai se ne farà qualche cosa, ma lui mi rispose: non credo perché ritengo Roosevelt un personaggio politico straordinario per quanto riguarda il suo gli Stati Uniti, cioè per quanto riguarda il suo fronte interno, ma veramente un pessimo conoscitore dei problemi europei. Fu uno sbaglio? Probabilmente sì. Mio padre voleva che l'Italia non fosse schiava della volontà degli altri, ma libera di prendere autonomamente le sue decisioni. Spesso la gente mi domanda: ma Mussolini voleva la guerra? La mia risposta immediata è: no, Benito non voleva la guerra, travolto da avvenimenti più forti di lui. Benito fu deluso e offeso dell'atteggiamento degli inglesi e dei francesi durante la campagna etiopica, dalle sanzioni economiche e dalla guerra di Spagna, dove si trovò a fianco dei tedeschi per evitare che questo paese diventasse comunista. Poco prima della guerra, mio marito si dedicò a progetti di pace. Trasformò Roma, fori imperiali,
strade consolari, dozzine di costruzioni maestose, come quelle che del resto sorsero in ogni parte d'Italia nel tipico stile architettonico fascista. Ecco l'EUR che doveva ospitare nel 1942 l'esposizione universale. L'Italia, dopo 9 mesi di non belligeranza, dichiara guerra all'Inghilterra e alla Francia. Mussolini vuole partecipare alle trattative di pace, credendo imminente la fine della guerra. Tenta così di sfruttare la favorevole occasione e lancia un'offensiva nell'Africa del Nord, avendo l'Egitto e il canale di Suez come obiettivi finali. Ma la manovra è fermata dall'esercito britannico. Nell'ottobre del 1940 attacca la Grecia e dopo alcuni mesi manda un corpo di spedizione di 250.000 uomini contro la Russia. Intanto, nella grande tragedia europea, comincia la tragedia personale della famiglia Mussolini. Il nostro dramma iniziò il 7 agosto 1941, quando mio figlio Bruno, collaudando un quadrimotore, morì all'aeroporto di Pisa. Aveva solo 23 anni, ma era un abile pilota e aveva partecipato a numerose azioni di guerra. Lo ricordo mentre giocava nel parco della nostra villa e sognava di diventare aviatore come suo fratello maggiore Vittorio. Per Benito la morte di Bruno fu un duro colpo. Anche lui lo considerò come un cattivo presagio del destino. In 2 giorni, lavorando senza mai fermarsi, scrisse un libro dedicato a suo figlio. I ricavi ottenuti dalla vendita del libro furono devoluti a beneficio degli orfani dei buchi. Ricordo che un giorno mi arrivò una lettera anonima nella quale si diceva dell'esistenza di prove certe che l'aereo di Bruno era stato vittima di un sabotaggio e non di un guasto meccanico come dicevano. Mostrai la lettera a Benito. Lui mi prese le mani e con gli occhi pieni di lacrime mi disse: Rachele, non sarà un'indagine giudiziaria che potrà restituirci il nostro adorato figlio. Prese la lettera e la strappò in 1000 pezzi. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, l'Italia e la Germania perdono l'iniziativa militare. Le truppe italiane in Etiopia, comandate dal Duca d'Aosta, si arrendono con l'onore delle armi. E, dopo strenui combattimenti, anche le truppe italiane e tedesche abbandonano El Alamein e Stalingrado, iniziando la ritirata. Il duello assume ormai dimensioni drammatiche anche per l'Italia. Da una parte c'è Mussolini, con i suoi 8 milioni di baionette, e dall'altra il vecchio leone Winston Churchill. Gli inglesi temono davvero queste 8 milioni di baionette, sopravvalutano le forze armate italiane, credono al bluff di Mussolini. Ma sull'altro versante dell'Europa,
cosa pensano i sovietici? Ecco, secondo lo storico sovietico Georgi Filatov, specialista di vicende italiane, qual è il pensiero del Cremlino? Stalin non aveva mai avuto molta stima di Mussolini. Secondo lui, il più grande nemico dell'Unione Sovietica era Adolfo Hitler e Stalin voleva catturarlo vivo per processarlo come primo della lista dei criminali di guerra. Mussolini invece era considerato da Stalin un burattino nelle mani dei tedeschi. Non è vero. Mio padre non fu mai un burattino nelle mani dei nazisti. Anzi, è vero il contrario. Per molti anni fu in Europa l'unico oppositore del nazismo. Soltanto dopo la guerra d'Africa e la guerra di Spagna ci fu un avvicinamento con la Germania di Hitler. Avvicinamento che ci portò alla firma del patto d'acciaio e che io considero più un matrimonio di convenienza che non un matrimonio d'amore. Tant'è vero che i risultati furono poco felici e condussero al disastro che sappiamo. L'Italia è stato il primo paese che ha riconosciuto il governo bolscevico comunista che si era creato a Mosca subito dopo la rivoluzione. E abbiamo avuto sempre degli ottimi rapporti con la nazione russa, non certamente col comunismo. Che poi Stalin tenesse in nessun conto Mussolini, beh, questa è una delle tante leggende della propaganda. Ne teneva molto conto, specialmente ideologicamente, perché se Hitler e la Germania erano quella grossa potenza militare che era e che dimostrò di essere, però ideologicamente sempre era contro il fascismo, sempre il comunismo se l'è presa ieri e oggi contro il fascismo, considerando quindi che il nemico numero uno, almeno ideologicamente, era proprio questo. Insomma, se Stalin avesse avuto la possibilità di uccidere Mussolini, lo avrebbe senz'altro ordinato. Così come fecero poi i servizi segreti inglesi quando organizzarono un bombardamento aereo che doveva avvenire il 13 luglio del 1943, per il quale si sarebbe colpito Palazzo Venezia e Villa Torlonia contemporaneamente con l'obiettivo finale di uccidere mio padre. L'uomo cui venne affidato il compito di preparare il piano che prevedeva l'uccisione di Mussolini è Sir Arthur Harris, generale della Royal Air Force ed eroe dell'aviazione britannica. Sir Arthur spiega ora i dettagli del progetto da lui elaborato per conto dei servizi segreti. Dunque, io ero a quel tempo comandante in capo al comando bombardieri. Il nostro piano prevedeva di sfruttare il fatto che Mussolini apparisse ogni giorno alla stessa ora sul balcone del suo palazzo per bombardarlo. L'attacco dei nostri aerei doveva avvenire a bassa quota, con bombe a scoppio leggermente ritardato, quanto bastava per consentire agli aeroplani di uscire indenni dall'esplosione. E naturalmente l'attacco sarebbe dovuto partire dall'Africa del Nord, cioè utilizzando la base più vicina all'Italia. Perché Winston Churchill negò la sua approvazione al piano? Forse per il rispetto che portava a Mussolini? Non direi che Winston Churchill avesse un particolare rispetto per Mussolini, al quale anzi ha indirizzato nei suoi discorsi pubblici parole offensive. Ritengo che provasse per lui un certo disprezzo. E credo piuttosto che il piano non sia stato realizzato per non rischiare aerei e piloti di una squadriglia d'assalto in un'impresa con scarse possibilità di successo. Sta di fatto che il piano non fu portato a termine ed io voglio credere che questo fu un atto cavalleresco da parte di Winston Churchill nei riguardi del suo vecchio amico. Adesso vi mostro alcune riprese effettuate anni or sono a Villa Torlonia, non ancora parco pubblico. Tra l'altro noterete che ancora non mi era fatto crescere la barba. Sotto questo albero di fico, allora non tanto frondoso, mio padre soleva sedere sui gradini a parlare con mia madre o con noi ragazzi e si divertiva ad ascoltare le nostre chiacchiere.
Qualche volta si parlava di sport o di progetti di vacanze, di viaggi e certe volte anche di politica. Oppure ci chiedeva dei nostri studi. Nel giugno del 1944 la villa fu occupata dalle truppe americane. Chissà cosa pensavano i soldati aggirandosi nelle case dove il dittatore Mussolini aveva vissuto. Questi comunque sono i segni dell'occupazione americana. L'Italia non resiste ancora per molto. I bombardieri anglo-americani colpiscono duramente intere città. Mentre le truppe di Eisenhower invadono la Sicilia il 9 luglio del 1943. Mussolini attribuisce la sconfitta a gravi errori militari e nel libro Storia di un anno parla chiaramente del tradimento di alcuni generali ed ammiragli come quelli di Pantelleria e di Augusta. Con l'estate del 43 i bombardamenti aerei diventano più frequenti e duri e il fascismo entra nella sua fase più critica. Da più parti ci si interroga su come eliminare Mussolini e tentare di salvare il paese e fare la pace, separandone il destino da quello dell'alleato tedesco. Si tramano complotti, alcuni ingenui, subito sventati, altri più seri, come quello attuato all'interno del Gran Consiglio del Fascismo la notte del 25 luglio, cui partecipò lo stesso genero di Mussolini, il conte Galeazzo Ciano. Il 25 luglio 1943 il re fa arrestare mio marito. Per suo ordine, l'uomo che per 20 anni è stato il suo più fedele capo di governo viene rinchiuso in un'autoambulanza e mandato in esilio. Quel giorno avevo supplicato Benito di non andare dal re. La notte prima, durante il Gran Consiglio, era stato tradito da molti dei suoi più stretti collaboratori, gli stessi che per anni avevano maggiormente tratto profitto e gloria standogli vicino. Ero sicura che persino il re stava per tradirlo, ma Benito non volle credermi. Il giorno dopo il suo arresto sembrava che in Italia non esistesse più un solo fascista. Nuovo capo del governo divenne il maresciallo Pietro Badoglio, un soldato che aveva ottenuto molti onori e sostanziali prebende da mio marito e che era stato fascista e massone. Badoglio ricambiò mio marito con l'intradimento e con il confino in numerose località segrete, mentre il parco di Villa Torlonia era occupato da 300 soldati. Per anni i miei figli avevano giocato col padre in quel giardino. Il Duce amava moltissimo lo sport, compreso il calcio, e spesso i vetri della veranda andavano in pezzi per una pallonata. Tra tutte le forme d'arte, il Duce preferiva la musica e suonava il violino abbastanza bene. È stato lui a volere che i bambini prendessero lezioni di musica, ma solo Romano imparò. Fin da ragazzo, Romano suonava bene il pianoforte, preferendo però il jazz, un genere musicale non particolarmente amato da mio marito. Hitler non può tollerare la presenza di un governo infido a Roma. Dà ordini perché venga liberato Mussolini, prigioniero in un rifugio sul Gran Sasso.
pattuglie tedesche raggiungono con Alianti la cima della montagna, dove senza colpo ferire liberano il duce. L'incredibile tradimento bardogliano dell'8 settembre gettò l'Italia in un terribile caos, con spaventose conseguenze per il popolo, per l'esercito italiano sparso in tutta Europa. Benito, liberato da Scorzeni, raggiunse Hitler in Germania. Il Führer fu felice di rivederlo. Parlò male dei generali, della gerarchia fascista e soprattutto del tradimento del re. Poi aggiunse: «Duce, sei troppo buono, non potrai mai essere un dittatore». E questo era proprio quello che di solito gli dicevo anch'io. A quel tempo Benito poteva scegliere di starsene in Germania con l'intera famiglia oppure di andare direttamente in Spagna, ma preoccupato del destino del nostro paese, ormai alla mercé dell'ira tedesca, dopo l'assurdo armistizio, decise di ritornare in Italia e fare il possibile per prevenire la vendetta dei nazisti. Inoltre si preoccupò di ciò che stava accadendo a Ciano, che nel frattempo era stato portato di fronte a un tribunale speciale fascista e rischiava la fucilazione. È vero che negli ultimi mesi di guerra i tedeschi avviarono trattative di resa senza avvertire gli italiani? È vero. In Svizzera i tedeschi negoziarono la resa con emissari del servizio segreto americano senza informarne il governo di mio padre. Questo è stato sufficientemente provato. Nel nostro ambiente circolava qualche sospetto, null'altro. Il generale dell'SS, Wolf, si incontrò più volte segretamente con l'inviato americano Hallen Dulles in una piccola villa di Lugano. La notizia della resa delle forze tedesche fu data al duce solo nel pomeriggio del 25 aprile, durante il drammatico incontro all'arcivescovado di Milano con le forze del CLN alla presenza del cardinale Schuster, quindi 3 giorni soltanto prima della sua morte. Durante quegli ultimi giorni i tedeschi tradirono mio marito. Il comando tedesco offrì protezione alla signora Petacci, forse perché il popolo italiano ne ricavasse l'idea che Mussolini, anche in quei terribili momenti, era distratto da una relazione sentimentale. Certo, quando seppi che Clara Petacci era stata fucilata insieme a Benito, rimasi profondamente rattristata. Ero venuta a conoscenza della loro relazione soltanto il 26 luglio del 1943, il giorno dopo l'arresto del duce. Incontrai la Petacci una volta sola e, come tutti sanno, fu un incontro animato, drammatico anche. Inoltre le predissi che se non stava lontana da mio marito tutto si sarebbe concluso molto tragicamente, cosa che in effetti accadde. L'inizio della tragedia di Ciano fu la firma del patto d'acciaio con Hitler e la fine giunse 6 anni dopo con il processo di Verona che portò alla sua fucilazione assieme ad altri membri del Gran Consiglio che avevano votato contro il duce. Ritornati al potere con la Repubblica Sociale Italiana, i fascisti e i nazisti premono su Mussolini affinché ai traditori venga inflitta una punizione esemplare. Per mio padre questa fu una drammatica prova che si concluse alle 9:20 della mattina dell'11 gennaio del 1944 quando Galeazzo venne fucilato insieme agli altri condannati. La notte precedente l'esecuzione, Benito non dormì. Il giorno dopo, quando seppe che Ciano era stato fucilato, si chiuse nel suo studio e non volle vedere nessuno. I fascisti erano diventati intransigenti e spietati come l'ora in cui si viveva ed erano preoccupati della riconosciuta generosità di Benito. Impedirono che la richiesta di grazia per nostro genero e per gli altri arrivasse mai sul suo scrittoio. Le ragioni della politica più spietata prevalsero sui sentimenti. Mia figlia Edda scrisse al padre una lettera violentissima, accusandolo di non far nulla per salvare suo marito. E questa fu la seconda tragedia che colpì la mia famiglia. Ma fortunatamente, col passare degli anni, i nostri rapporti familiari si normalizzarono e oggi, con spirito cristiano, Edda e io andiamo insieme a San Cassiano a pregare sulla tomba di Benito.
prima dell'arrivo degli alleati al nord, mio padre mi chiamò e mi affidò una missione, cioè quella di mettere al sicuro i suoi diari privati. Erano 20 agende che andavano dal 1922 al 42, dove lui aveva annotato tutti i più importanti avvenimenti e giudizi di tutta la sua opera e del suo ventennio. Convenimmo che il posto più sicuro per questi diari sarebbe stata la vicina Svizzera. A Berna il carico fu consegnato all'ambasciatore giapponese Daka, compresa una valigia in pelle nella quale avevo messo i diari di mio padre. Per un po' questa preziosa documentazione fu custodita nell'ambasciata giapponese in Helvetia Strasse. Ma quando gli americani lanciarono la bomba atomica su Hiroshima, mi resi conto che anche per il Giappone si avvicinava la fine e che era quindi necessario recuperare i diari. Incaricai un mio amico prete di ritirare la valigia e metterla al sicuro in una chiesa cattolica in Svizzera. I diari del Duce rimasero lì in quella chiesa per molti mesi. Ma quando decidemmo che era finalmente arrivato il momento di recuperarli, avemmo una brutta sorpresa, perché il prete ci raccontò che un mese prima aveva consegnato la valigia con i diari a qualcuno che, secondo gli accordi, gli aveva mostrato una lettera di mia madre. La firma era stata falsificata, e anche male, da un misterioso messaggero, quasi certamente un agente segreto non ancora identificato. Personalmente credo non si sia trattato di un agente segreto britannico, altrimenti non si spiegherebbe perché Winston Churchill, in quello stesso periodo, sia andato così disperatamente alla ricerca dei diari di mio padre e di tutti gli altri documenti politici scomparsi nell'aprile del 1945. E l'abbia fatto fingendo di essere esclusivamente interessato a dipingere paesaggi intorno al lago di Como per dimenticare la sua schiacciante sconfitta subita nelle elezioni britanniche. Dove si trovano ora i diari di suo padre? Io suppongo di sapere dove sono, ben nascosti, e chi ce l'ha. In ogni modo, il ritrovamento di questi diari distruggerebbero molti miti politici, sia italiani che stranieri, e modificherebbero giudizi avventati e affrettati sull'opera di governo di mio padre e sugli avvenimenti del ventennio fascista. La Repubblica Sociale Italiana, costituita da Mussolini dopo la sua liberazione, vive 600 giorni. Gli eserciti anglo-americani avanzano lentamente. Nell'aprile del 1945 la fine è ormai vicina. L'ultimo discorso del Duce ai fascisti avviene al Teatro Lirico di Milano nel novembre del 44 tra grandi manifestazioni di entusiasmo. Poi, la resa delle forze tedesche costringe Mussolini a lasciare Milano per raggiungere la Valtellina, dove pensa di incontrare reparti di camicie nere a lui fedeli e di tentare un'ultima resistenza. Ma nei pressi di Como, la colonna del Duce è fermata dai partigiani. Mussolini è riconosciuto e arrestato. I partigiani lo tengono prigioniero, prima nella caserma della Guardia di Finanza a Germasino, poi in una casetta a Giulino di Mezzegra. Pomeriggio del 27 aprile i partigiani catturano anche Claretta Petacci. La donna chiede insistentemente di poter stare accanto all'uomo che ama. Il suo desiderio è esaudito. Viene portata anche lei nella casetta. E questa è la sola notte che Benito e Claretta passarono insieme durante tutti gli anni della loro relazione. Thank you.
Alle 4:20 del pomeriggio del 28 aprile, un gruppo di partigiani, incaricati di eliminare Mussolini, conducono lui e Clara Petacci un centinaio di metri più su, lungo la strada. Donna Rachele, lei quando apprese la notizia della morte di suo marito? Avevo raggiunto controvoglia il confine svizzero a Chiasso con i miei due bambini. Ma per ordine del governo la polizia svizzera non ci fece entrare, dicendo testualmente: qui tutti possono entrare ad eccezione dei Mussolini. Anche gli svizzeri avevano scordato 20 anni di affettuosa amicizia. Perciò ci rifugiamo nella villetta di un milite di Como. Ed è lì che ascoltai con orrore alla radio che giustizia era stata fatta. Abbracciai fortemente i miei figli e ci tenemmo stretti in silenzio. Intanto mi tornavano in mente le ultime parole di Benito. Mi aveva detto: Rachele, tu ti devi salvare. Non ti faranno nulla perché tu sei sempre stata al di fuori della politica e hai fatto soltanto del bene. Io vado incontro al mio destino serenamente. Ti prego, perdonami, Rachele, se ti ho fatto tanto soffrire. L'autopsia di Mussolini fu fatta qui, su questo tavolo. Il corpo pesava all'incirca 62 kg. 9 proiettili gli avevano trapassato il torace. La morte era stata immediata. Mussolini aveva altri 2 proiettili nell'avambraccio destro. Prova evidente che aveva portato il braccio all'altezza degli occhi per proteggerli. Qualche giorno dopo l'autopsia vennero a trovarmi alcuni ufficiali americani. Erano in borghese e senza mezzi termini mi chiesero di consegnargli un pezzo del cervello del duce. Dissero di aver avuto ordine di spedirlo a Washington e imposero di mantenere segreta questa richiesta del governo americano. Prima di consegnare agli americani il frammento del cervello di Mussolini, insistetti perché il comando dei partigiani italiani se ne assumesse la responsabilità. E così avvenne. Poi gli ufficiali del servizio segreto americano mi rilasciarono la ricevuta. Eccola. Tutti questi documenti sono conservati nel fascicolo Mussolini e mai prima d'ora sono stati mostrati al pubblico. Ciò significa che gli americani volevano usare il cervello di Mussolini per qualche esame particolare? Sì, certo. Bisogna ricordare che per molti anni si diceva che Mussolini avesse avuto la sifilide. Ma evidentemente si trattava di una trovata della propaganda antifascista, perché il nostro fu un esame particolarmente attento e da esso risultò che il duce era fisicamente sano. Più tardi, del resto, appresi che anche gli americani avevano constatato che il cervello di Mussolini non era affetto da alcuna malattia. Ma è l'unica cosa che appresi. Ufficialmente, sull'esame condotto dai medici dell'ospedale psichiatrico St. Elizabeth a Washington, non so nient'altro. Quando nel 1957 il corpo del duce fu restituito alla famiglia, rivelai a donna Rachele questa storia del frammento del cervello. Il 25 marzo del 66 un funzionario dell'ambasciata americana mi portò questa lettera. Qui dentro c'era un piccolo pezzo di cervello che da oltre 10 anni chiedevo invano a Washington. E così mi fu restituita anche l'ultima parte del corpo di mio marito. Dovetti anche firmare una ricevuta al governo americano. Questa è l'isola d'Ischia.
dove nel luglio del 1945 il governo italiano mi confinò con i miei figli più piccoli, Romano e Anna Maria. Durante i lunghi anni che passai qui, gli abitanti furono molto affettuosi con noi. Ogni volta che torniamo sull'isola, mille facce ci ricordano quei giorni. Nel 1945 vi arrivammo viaggiando su una corvetta con a bordo molti marinai. Non avevamo una lira e pochissime speranze per il futuro. Certo, anche fuori Ischia non era invitante e confortevole come lo è oggi. Sono tornata a trovare i vecchi amici. Ho rivisto la casa che allora c'era stata assegnata. Era una vecchia costruzione piena di piante, fiori e arcate moresche. Quando i curiosi non mi giravano intorno, mi piaceva molto di passeggiare in città e molto spesso andavo a pregare per i miei defunti nella chiesa del soccorso a Forio d'Ischia. Mi dava sollievo immaginarli finalmente in pace. Sempre c'è pace, nemmeno per i defunti. La notte di Natale del 1971 una potente bomba esplose nel cimitero di San Cassiano, distruggendo quasi completamente la nostra cripta di famiglia dove sono sepolti tutti i miei cari. Queste sono le conseguenze delle esplosioni in un filmato che io stesso girai in quell'occasione. Oggi vivo nella terra che vide nascere Benito e me. Mi occupo delle faccende di casa, curo il mio giardino, coltivo l'orto e allevo i polli, esattamente come facevo quando ero la moglie del Duce. Da alcuni anni il governo italiano mi dà una pensione di 200.000 lire al mese come vedova di un ex primo ministro. Nessuno nella nostra famiglia si è mai arricchito con il fascismo e non esiste da nessuna parte alcun tesoro segreto. Oggi, come sempre, i Mussolini lavorano per guadagnarsi da vivere. Io vivo essenzialmente della mia buona memoria, che mi ha consentito di scrivere due libri. Seguo gli avvenimenti mondiali leggendo giornali e vedendo la televisione. Mm.
ragazzi, soprattutto i miei nipoti, rallegrano la mia vecchiaia. E credo di essere per loro una buona nonna, anche se dicono che sono troppo severa. Questa è mia figlia, Anna Maria, che morì nel 1968 a soli 40 anni. Da bambina fu colpita dalla poliomielite, ma Benito ed io fummo capaci di farla crescere forte e felice. Oggi la tomba di Benito non è soltanto meta di pellegrinaggi nostalgici, ma anche di migliaia di visitatori del tutto estranei al fascismo che vengono a Predappio da ogni parte del mondo. Oggi qui sopravvive soltanto la memoria di un uomo che voleva rendere grande il suo paese e felice il suo popolo. Se ha sbagliato, ha poi pagato con la vita tutti quanti i suoi errori di politico e di uomo. L'uomo che era stato mio marito, Benito Mussolini.